Nonostante il 6-1 di passivo, il presidente Marazzita non si fa mettere paura e viene lo stesso ai nostri microfoni a discorrere di noi su questa gara. Mister, prima di parlare del 6-1, volevo fare un appunto su mister Castagnino, presidente, forse l'ho chiamata mister, presidente Marazzita, nel senso che al 44esimo, sul risultato di 6-1 per il Taverna, ancora continuava a incitare e a dare coraggio alla sua squadra, e c'è da dire che non si arrende mai Valentino. È giusto che sia così, no? È giusto incitare i ragazzi, è una sconfitta meritata, anche se il punteggio non la dice tutta, però una sconfitta sicuramente meritata, ed è giusto che mister Castagnino incita, anche per i ragazzi che come oggi Raimondo, che è la prima esperienza, come tanti altri che è la prima esperienza, è giusto cercare di dare quella forza, quella grinta, quel coraggio di andare avanti, insomma, fa parte del calcio. Giusto che mister Castagnino faccia così, anche perché è il suo mestiere. Dal mio punto di vista, qualsiasi allenatore che un punteggio così butta l'ancora prima del tempo, a mio modo di vedere, non è il calcio il suo mestiere. Oggi è 9 novembre, alcuni anni fa, il 7 novembre, moriva Pino Coriale per una gara, insomma, stavamo andando a giocare a Botricello. Sul vostro distintivo c'è segnato nel leone il numero 9 per ricordare appunto Pino. Sì. Che ricordo? È una maglia che per molti anni ha avuto sulle spalle Bomber Coriale. Purtroppo il destino è questo, se si potrebbero evitare queste cose, tutti metteremo una mano, una parola per far sì che non succedesse. Purtroppo è così, lo ricordiamo sempre come una persona speciale, una persona che ha dato molto al calcio a Scandale, e una persona che con i suoi gol ci ha fatto divertire. Me particolarmente, io seguivo molto fin da bambino, e sicuramente era uno che il calcio lo masticava molto pure. E qui a Taverna avete consegnato una targa, sì, alla squadra, e in più siete stati ospiti della squadra, sì, a pranzo, tutta la dirigenza e la squadra dello Scandale. Vuole ringraziare qualcuno? Sicuramente ringraziamo la società per l'ospitalità, il presidente Parrottini insieme al dirigente Vincenzo Frustaci e tanti altri. Ci siamo sentiti a casa nostra sia da tutti i punti di vista. Penso che il calcio sia questo, alla fine il risultato viene alla fine, ma l'amicizia resta in eterno sicuramente. In bocca al lupo per la prossima. Crepi.